un certo momento una nube nera tossica. Madonna mia, e questo qui? Qua non si vedeva più niente, Ciro, il cielo si avvolse di fumo nero. Sì, sì, con le case vicine. Ci siamo ritrovati in tanti sull'ospedale con la stessa malattia, con lo stesso maledetto tumore, provenienti dalle stesse zone di residenza, tutti tra Napoli e Caserta, a combattere tra la vita e la morte. E con grande dolore devo dire che io sono una delle poche sopravvissute. Nella terra dei roghi, le zone a nord di Napoli e sud di Caserta, cioè nelle quali vivono più o meno 2 milioni di persone, si muore di inquinamento come in pochi altri posti al mondo. Soltanto i tumori sono aumentati dal 1988 ad oggi fino al 47%, come Avvenire continua a denunciare da un anno e come l'Istituto Pascale di Napoli ha certificato. Una quantità impressionante di rifiuti tossici sono stati seppelliti da queste parti e altrettanti vengono bruciati ogni giorno e notte, con la camorra che tollera, anzi gestisce, il convenientissimo traffico su scala nazionale e internazionale dei rifiuti tossici. Qui le incidenze delle patologie oncologiche incutono terrore. Quasi ogni famiglia ha avuto un tumore in casa. L'asma e le malattie tiroidee, ad esempio, sono in crescita vertiginosa. E qui, di cancro, muoiono sempre più bambini, giovani e giovanissimi, aumenta la sterilità, crescono aborti spontanei e malformazioni, al punto che le raccomandazioni dei ginecologi dell'ASL Napoli Nord alle donne in gravidanza hanno dell'incredibile, eppure sono ormai inevitabili. A differenza di altri centri diagnostici o centri che seguono le gravidanze, noi siamo costretti nel nostro territorio a cambiare un po' le abitudini delle donne gravide, anche quelle alimentari, anzi direi soprattutto quelle alimentari. In particolare noi consigliamo adesso di evitare quanto possibile la mozzarella, in quanto sappiamo che il territorio di pascolo delle bufale, da cui si produce il latte di bufala per la mozzarella, risulta chiaramente un pascolo su territori inquinati, per cui noi temiamo, anzi noi abbiamo delle certezze che diventeranno evidenze scientifiche da qui a qualche mese, che anche la mozzarella potrebbe dare problemi malformativi. L'altra condizione è quella legata alla frutta. Noi davamo nella nostra dieta la famosa melannusca. Oggi, se la melannusca proviene dalla Giulianese, sappiamo che essenzialmente proviene da quel territorio, noi cerchiamo di non consigliarla. O quando la consigliamo, consigliamo comunque di sbucciarla per bene, laddove possibile mangiarla senza la buccia. E per le altre cose, i prodotti locali, che erano un po' il nostro vanto, anche soprattutto la verdura, in campo libero, su territori inquinati, anche lì andiamo con molta cautela, diciamo se possibile di prenderla nei centri commerciali, dove è verosimile che la verdura venga da territori meno inquinati dei nostri.